Bella Butei, wei wei, bella Butei. Siamo qui oggi a giocare questo turno di Interconference della National Go League. E il mio avversario è Dottor Divago, alias per Paolo Scattini, un bravo giocatore da Roma. E vedremo come va. Non ho idea di cosa possa accadere, anche perché ho fatto qualche partita con lui e le cose non sempre vanno dal verso giusto. Mi piace rendere la partita un po' frizzantina. Vedremo se anche oggi andrà così o magari è un po' più calmo, cauto e ne dubito. Ok. Siamo partiti da poco. La camicia, la camicia. Non è ancora il momento della camicia. Tan tan tan. È iniziato da poco. Abbiamo preso gli angoli. Lui, infatti, come è giusto che sia, ha fatto questa mossa, questo 5-4 che è abbastanza una cosa che non so come rispondere, quindi in realtà non ci andrò tanto vicino subito. Qua abbiamo fatto un Joseki. Io mi sono preso questo angolo con l'osci e lui o adesso gioco qua da qualche parte o vado di qua. Penso che andrò di qua. Ho tre possibilità e questa sarebbe bella, ma non mi piace troppo per diversi motivi. Il Sansan oramai è pane quotidiano delle IA, quindi potrebbe essere sempre una valida opportunità per giocarlo. Ma credo che giocherò questo. Gioco qui perché mi voglio male, perché ho un'idea di come può andare a finire questo angolo e questa mi piace di più. Un'interessante risposta. Un'interessante risposta. Prima faccio questo. Vediamo quanto è pazzo. Non è così tanto pazzo, dai. Ok, allora questo gruppo è però abbastanza forte, quindi lo può attaccare, ma anche attaccandolo non mi sembra che possa fare granché. Quello che voglio fare adesso è creare zizzanie in questo angolo e nella la speranza è quella di uscire forte in modo da creare una specie di muro e puntare a fare questo lato. Una cosa abbastanza. A quanto pare no. A quanto pare no. Non permette di scrivere O con l'H, ma banna le non banna le bestemmie. Simpatico per Twitch. Ok, un attimo. Facciamo così. Ok. Comunque, tornando alla partita. Non lo so se voglio veramente fare una cosa così screanzata. Ciao. Facciamo qualcosa. Vediamo come prosegue. Va buono. Qui ora mi piacerebbe giocare qua, ma
sembra un po' troppo, anche se una forza e mi dà solidità su questo lato che volevo fare, però sono uno che piace giocare col fuoco. E quindi sì, l'ho notata, tranquilla. Quindi quello che voglio andare a fare è giocare qui, da qualche parte, magari non troppo vicino. Prendiamo la partita già un po'. No, dai. Facciamo così. Ecco, e comunque, come scritto nel titolo, questa partita è un turno di Interconference della National Go League, che è una simpatica iniziativa nata da un goista italiano che risponde al nome di Antonio Cappone, o per gli amici Tochi, e che si è inventato questa pazza idea di creare un torneo sulla falsariga delle competizioni americane tipo NBA. E io ho già partecipato alla precedente edizione e questa e mi è piaciuta molto, devo dire. Ho abbracciato la vittoria quasi, sono arrivato in semifinale l'anno scorso e quest'anno ci riprovo, anche se quest'anno non farò granché, anche perché mi sono iscritto alla divisione veterani e se negli allievi potevo spaccare i culi, nei veterani le prendo forti e in modo molto suonante. Non so se si può dire suonante, non so neanche se sia italiano suonante. Non siamo qui per giocare. Ehi, ci manca la musica? Mettiamoci un po' di musica. Chiare ma fisse, esatto. Ci si prova. Ci si prova. Ah. Secondo me non va tanto distante. Facciamo pazza? Non facciamo la pazza. Non facciamo la pazza. Questo taglio però diventa interessante. Non facciamo la pazza. Perché vuoi fare la pazza? Non far la pazza. Sì, dai, facciamo così. Me lo immaginavo. Ora. Mamma mia. Allora, diverse opzioni, sto pensando. Potrei giocarla qui. Se lo gioco qua, lui estende, io estendo, nel migliore delle ipotesi, e io mi ritrovo a dover attaccare a questo gruppo mentre lui si è fatto un angolo Uber. La cosa mi può andare a genio? Non così tanto. Opzione 2. Provo a uscire con questa pietra, in qualche modo. Creiamo un gruppo che sta fuggendo contro un gruppo che sta fuggendo, anche lui, però il suo è molto più forte. E questo gruppo che sta fuggendo lo vedo veramente messo male. Potremmo fare così. E dopo faccio di là. Ma sì, dai. Piaceva troppo l'idea di lasciargli un angolo così grande. E magari era comunque una scelta vantaggiosa, ma infatti, lui adesso attaccherà questo gruppo alla follia finché non riuscirà a cavarci qualcosa. La cosa simpatica di tutto ciò è che più pietre gli lascio mettere giù da questa parte o da questa, e più lui si costruisce questo lato. È una brutta situazione. E me la sono andata a cercare io, quindi non posso neanche lamentarmi. Triste che è la vita. Io direi che andiamo a dare fastidio. Andiamo a dare fastidio. Ma sì, andiamo a dare fastidio.
Com'è simpatico il destino? Dicevo che era lui quello che andava a creare zizzania e invece alla fine sono io. Sono proprio una brutta persona. Sono proprio una brutta persona. Ora, occhio che andiamo a metterci un po' di soundtrack di questa partita. Cosa facciamo? Facciamo qualcosa di... ce l'ho in mente, ce l'ho in mente. Emotional. Facciamo. È questa? Non mi vengono. No, è questa. Ok, sentite la magia che sale. Se qualcuno ha visto l'anime Fairy Tail, la conoscerà di certo. Simo, non so se posso consentirti questo messaggio. Comunque la domanda se sono nero o bianco, la risposta è io sono bianco. E non è una forma di razzismo in nessun modo. Ok. Gli piace il gioco duro al nostro amico Dottor Divago. E questa non è una novità. No, questo era inutile. Scemo, scemo, scemo. Infatti. Ragazzi. Ragazzi, mi sono... Questa mossa era inutile. Perché vado a giocarla? Ora ho questo gruppo che ha messo malissimo e questo gruppo che ha messo più malissimo. La partita non promette nulla di buono. O sacrifichiamo tutto. Però non vorrei sacrificare tutto. Ho promesso alle loro famiglie di riportarli a casa. E... questo è quello che farò. Perché vado a infilarmi in situazioni del pifero? Sono veramente scemo. Parte male, vedi, a cercare la canzone invece di stare attento alle partite. È questo quello che succede. Una vera brutta situazione. Intanto, ok, così grande. Ok, lui con questa mossa vuole catturarmi queste. Io le darei già morte, ma non so se voglio darle veramente già morte. Praticamente vinto. Si può salvare? Non lo so. Potrei anche arrendermi di già, ma non lo farò. Perché se no sarebbe durata veramente poco. Che tristezza. Qui quindi, ragazzi, si inizia a leggere che sequenze ci offre questa partita.
piacerebbe. Crediamoci. Crediamoci, ragazzi. È una cavolo di scala, non funziona. Mannaggia a me. Mannaggia a me, non l'avevo vista che era una scala. Quindi, da là non si va. Proviamo a farci forza. Ah, ragazzi, mi sa che questa è una sconfitta già segnata. Solo perché ho fatto questa mannaggia di M18. Ah, fastidio. Quando succedono queste cose. Rimane tanto aperto. Quando succedono queste cose. Mi odio. Mi odio forte. Tristezza. Mamma mia. Ah, scusa. C'era, scusa, scusare. Perdonate questa. Non esiste il concetto di camperare in realtà qui. C'è più un discorso di equilibrio, attacco e difesa. Più ti esponi all'attacco, più lasci fragilità che possono essere sfruttate contro di te. Quindi è un po'. Questo è il bello del Go. Il giocatore che vince è quello che riesce a prendere l'equilibrio e guidarlo nella sua direzione.
buono. Ora, qual è il discorso? Perché questa mossa l'ha un po' triggerato? Perché questo suo gruppetto, per il momento, è ancora tecnicamente connesso a questa pietra natarima. Oh, che dolore quell'italiano. Quell'italiano che non è italiano. Ai, 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 ai. Mi permetto, sono io l'oste di questo stream, ricordatelo. Quando arriverà la stagione giusta, la metterò quella camicia, non ti preoccupare. Guiderò il tuo cuore verso mete lontane. Oddio. Devo rimanere concentrato sulla partita, non scrivere certe cose. Oh. Questa è una situazione interessante, anche se credo che comunque lui sia in vantaggio. Ma quasi quasi. Non sono pienamente connesso, ma il discorso è che questo gruppo in difficoltà. Se io andavo a spendere una mossa qui per connettermi, lui poteva giocarmi una mossa qui per tagliare questo gruppo e creare una cosa ancora più overpower. E quindi non voglio concedergli questo privilegio. Però eccolo lì. Allora, ora siamo in situazione un po' del Schnitzelchen. Riuscirà il nostro eroe? Riuscirà il nostro eroe a fare nulla? Ne dubito. Ne dubito fortemente. Mamma mia, che fastidio che mi dà quella mossa là. Ah, me la porterò dietro tutta la partita. Questo senso di.
buono, bene o male questa situazione si è abbastanza stabilizzata in un certo senso. Abbiamo ancora questa connessione chema che può essere tagliata, ma per il momento non mi sembra una cosa così. Ecco, capite, una cosa un po' così, ecco. Senpei, senpai si dice, grazie. Oddio. Vabbè, comunque questo Kema è l'unico punto debole di questo gruppo. Queste qua posso benissimo considerarle morte con questa mossa. Ora, infatti, guardiamo. Lui va a crearsi, dice: io ho una bella influenza qui, perché non la sfrutto? C'hai ragione, perché non la sfrutti? Cosa possiamo dirgli noi? Diciamo che questa era una mossa che dovevamo fare tempo fa, la facciamo adesso. Creiamo un po' di. Ci sono troppe poche situazioni in questo gioco per il momento. Qua sarebbe da sistemare un attimo che ci sono un po' di punti di debolezza. Ma per il momento lasciamoli lì. Ah, così te mi dici. E a questa cosa mi fai? Un approccio abbastanza aggressivo, mi sembrerebbe. Non so se questa è stata la migliore scelta, perché di qua c'è lui. E quindi se io dovessi fare cose strane, finisce male. Finisce molto male. Però lui qua è ancora messo non tranquillo. Quindi non so se è stata la scelta migliore. Questa. Sta palesemente cercando di isolarmi queste pietre. È palese, cioè si vede praticamente. E non è una cattiva strategia per quello. Ora, ci sono forme belle e forme brutte nel Go. Una forma bella per chi la fa è il Hane, ovvero giocare una pietra attaccata a una pietra avversaria in testa a due o tre pietre. Quindi questa mossa a me piace, perché è anche bella. E se dice se lo dice la teoria che è bella, perché non farla? Eccolo.
questa qua mi dovrei salvare anche questa connessione, in teoria. Ne non è sicuro. Interessante. Ogni combattimento sta andando dalla parte sbagliata. Penso che questa partita finirà molto presto. Che rank siamo? Allora, io mi spaccio per un 9Q e bene o male sarò giù di lì. 9-8Q. Il mio avversario è, mi pare, 8. Dovrebbe essere 8Q. Credo. Non lo so. Dovrebbe essere comunque sì. Non è stata forse questa la mossa migliore che poteva fare. Questo era un trichettino, non so se funziona, perché non ho letto tutto, ma forse con questa mi sono guadagnato la vita di quel gruppino. E riuscire a trovare fuori la vita in questo modo è veramente da ignobili, sporchi traditori della patria. E vediamo cosa ci racconta il nostro dottor Divago. È un co. È un co. E vediamo. Non ci siamo per niente, non ci siamo. Quello che mi rattrista abbastanza è che non mi piace giocare così. È proprio. E odio le persone che giocano così, quindi in questo momento sto odiando me stesso.
Ah, bon, comunque stavo pensando nel frattempo che c'è questa disputa per il per il futuro. Magari potrei fare qualche lezione o comunque ho già in programma di fare video di review di alcune partite di questa NGL e quindi qualcosa del Go per livelli, diciamo, non per neofiti, però per livelli bassi penso che la farò. Poi in realtà io sono un livello basso perché me la tiro tanto, ma basta vedere che partita sto facendo. Oddio. Quindi diciamo che tutto sommato. Questo. Una cosa interessante. Ora cosa succede qua? La situazione è abbastanza delicata. La situazione è abbastanza delicata e abbastanza un eufemismo. Sì, voglio diventare rich and famous, rich and famous. Male che va, puoi mangiare due pietre. Lo so, però il discorso è che. Allora, partendo dal fatto che qua sopra ho fatto una tristezza che anche gli angeli stanno piangendo per quello che è successo qua. Lui qui ha tanta influenza. E tanta influenza è sinonimo di. Possono essere tanti punti. Io qua ho questa pietra che può fare da infiltrato speciale, però. Non è così tanto. Qui, best top in the world sarebbe riuscire a mangiargli anche queste pietre. E allora forse qualcosa riusciamo a fare, ricordandoci che qua ho delle debolezze veramente grandi che non so neanche se riuscirò a fare punti qua. Gruppo in H4. Eh sì, era quello che mi aspettavo. Questo taglio è molto importante, ma anche questa mossa qua, che diciamo è la via un po' più pacifista e vivono un po' tutti. Però sì, infatti poi appunto comunque il fatto che lui sia in vantaggio non è necessario che debba giocare cose assurde. Secondo me poteva giocare più tranquillo e portarsela a casa. Non lo so, non lo so. Sono qua per non rendergli la vita facile. E questo è il mio lavoro, però. Ah, signor Davide, buon salve anche a lei. E non lo so, non lo so, sarà. Sarà un'interessante situazione. Per il momento, comunque, come già detto, non mi piace per niente la partita che sto giocando. Ok, lui vuole provare a tagliare. Quante cose avrà letto il ragazzo?
Questa è la sicurezza. Vediamo come mi taglia. Così. Non mi pare funzioni. Ora, la vera domanda è: questo è vivo? Perché ci sono un paio di cose che possono succedere, e tutto quel paio di cose che possono succedere non mi danno l'idea di essere cose che possono piacermi. Aiaiai, qua, signori e signori, non lo so. Ok, lui, io quasi quasi questa me la farei, anche se questo angolo non mi dà troppo fastidio. Una possibilità di entrare in centro ce l'ho. Potrei giocare questa. Questa è una. Questo gruppo adesso è in difficoltà. Quindi, se lui è un gruppo in difficoltà, noi dobbiamo mazzolare. Mazzoliamo? Mazzoliamo. Vediamo cosa succede. Ora, se faccio un altro errore come questo, io mi arrendo, io ve lo dico. Io mi arrendo perché. Perché dici, dai, cioè, nel senso, ma che. Non ho parole, non ho parole io, non ho parole. E la tristezza di tutto ciò è che ero partito abbastanza bene quest'anno. La prima mi pare di averla vinta. La seconda l'ho persa, ma non così in modo brutale. E poi piano piano, insomma, io ci credevo. Ora questo è il quarto turno, il terzo turno non l'ho neanche ancora giocato. Però dai. È una cosa un po' demoralizzante. Non lo so ragazzi, qua. Questa cosa è. Sì, tra l'altro che l'ultima partita contro di te avevo vinta 4 volte e poi alla fine l'ho persa, quindi non tranquillo, non mi rifaccio, anche perché sono sempre difficili le partite contro te, mio caro Ale. Sì, che Ale. Davide. Interessante. Poi, tornando un po' a parlare di questa NGL, il buon vecchio Toki l'ha pensato bene quest'anno, perché le partite normali, quelle strane, quelle un po' più strane, che quest'anno sono un po' meno strane della stranezza dell'altro anno, giusto per dire, abbastanza volte strano per passare il concetto. Quest'anno si è inventato anche di fare cose un po' più. Non so, mi manca il termine. Un po' più entusiasmanti, come la All-Star Game, che è praticamente una specie di duello a squadre tra le diverse conference con i loro campioni. È una cosa un po' strana, un po' macchinosa, ma quando l'ha presentata io mi si sono illuminati gli occhi e ho detto: questo sarà l'anno più bello di tutti. E vediamo come andrà avanti, sono molto ansioso di vedere come procederanno queste partite. E poi c'è, non so, la possibilità di imparare e di trovare un gruppo di amici che
italiani, soprattutto perché italiani che giocano a Go è come cercare, boh, non lo so, i funghi nel deserto. Bisogna prendere atto che è una potente speranza per imparare a crescere insieme, perché sono andato a giocare a Go in competizioni internazionali e fuori siamo veramente forti, soprattutto perché essendo in pochi è una cosa un po' strana, insomma, se volete ve la faccio molto semplice. Essendo in pochi, ridiamo e scherziamo tra di noi e non abbiamo qualcuno che ride e scherza con noi. Quindi quando usciamo di casa spacchiamo le gambe a chiunque troviamo sul nostro percorso, per farla molto semplice. E quindi se riuscissimo anche a crescere tutti insieme sarebbe tanta roba. Però è un sogno di un sognatore questo. Chissà il futuro cosa ci porta. Nel frattempo, il nostro amico Paolo è in una situazione un po' del piffero. Secondo me, la cosa che gli sarebbe convenuto fare era sacrificare queste pietre e tentare di chiudere il centro. Non so se sarebbe bastato a livello dei punti, però, o se no, qui far qualcosa, perché più sto guardando questo taglio che mi permette di salvare talmente tante cose, chiudere punti. Nostro Paolo qui si sta cacciando in un brutto guaio. E questa pietra che ho appena giocato è la famosa pietra che fa traboccare il vaso. Non lo so, non lo so. Vedremo cosa ci racconterà. Cosa ci racconteranno. Tra l'altro poi mi sto gasando a mille perché con sotto la canzone di Fairy Tail, che non so se qualcuno di voi ha visto l'anime, ma il manga ha visto l'anime e mi carica ancora di più. Abbiamo preso il sente, ragazzi, abbiamo preso il sente. Usiamolo bene questo sente. Allora, possiamo, caso 1, chiudere in qualche modo questi. Per chiudere in qualche modo questi abbiamo questa, che è una bella figlia di buona pietra. Questa, che è un po' più larga, lavora bene con entrambi, questo gruppo e questo gruppo, e potrebbe attivare questa. È tipo la mossa. C'è un detto nel Go che dice: se una mossa fa una cosa è una brutta mossa, se no è mossa fa due cose è una bella mossa. E insomma, il discorso è: più cose fa una pietra, più è una bella pietra. E questa mi sembra una bella pietra, però il vero problema di tutto ciò è che quando tu giochi una pietra che pensi faccia tante cose, molto spesso è una pietra grigia. Una pietra che c'è, non c'è e ti dà poco senso. Cioè, dici: padrone, perché sto vivendo? E dici: scusa, c'avevo da voler giocare con le pietre lì. E dici: ah, va buono. Ecco, per esempio, una cosa più interessante sarebbe questa pietra. Questa pietra sembrerebbe tagliabile, ma non è tagliabile. E lo fa tante cose. Non attiva questa, ma è comunque entrare nel suo territorio. Gli chiudi la strada a queste pietre. Fa tante cose questa pietra. Questa pietra è. La tengo nel registro delle pietre che mi piacciono. A me piace veramente questa pietra. Ci sarebbe qui una mossa sente, che però non è tanto sente, perché lui può dire: io mi sacrifico questa, però vado a salvare questa. Quindi, dato che noi abbiamo detto vogliamo tenerlo, dato che abbiamo detto che vogliamo tenerlo lì,
Abbastonarlo, fagli sentire la presenza e allora facciamogliela sentire sta presenza. Diceva Dionisio che prima di giocare una mossa dovresti avere almeno 7 motivazioni. Beh, 7 mi sembra un po' eccessivo, però il grande Johnny, lui 7 mi sembrano comunque tante, però di sicuro più di una motivazione è un buon metro, anche perché c'è sempre da considerare che più pensi a una mossa e più vedi possibilità per cui vada bene o vada male. Quindi onestamente direi che non ha tutti i torti il buon vecchio Johnny. Adesso dirò ok ancora un paio di volte e poi gioco questa mossa. Sarebbe da fare Ane, però Ane mi sembra troppo aggressivo e quando sei, come vi ho detto prima, ehi, ciao Green Blue Pink. Green Blue Pink. Dovrei conoscere anche questa persona. Dovrebbe essere forse Sofia? Non lo so, può essere. Comunque, vi raccontavo prima dell'equilibrio, del piacere, del go, che bisogna modellare la partita e guidarla verso la vostra direzione, però senza dargli con carezze non sberle, le sberle fanno male, le carezze ci si può lavorare. Quindi, questa è un po' più solida, è una mossa. Mamma mia, sono troppo forte. Ciao Sofia. Questa è una mossa che ci piace, questa è una mossa che stringe di più la morsa, però ci lascia delle debolezze. Ora, quelle debolezze. Quelle debolezze sono debolezze che ci fanno del male? Direi di sì. Nel senso che quel taglio, io faccio così, cos'ha? Così, cos'ha? No, questa non mi piace. Questa. Però lui potrebbe spingere ancora, spinge ancora, Dio Ane. Siamo passati da Fairy Tail a Naruto, credo. Diciamo che. Non lo so, sai, non lo so. Infatti, ok, questa l'avevo vista. Io adesso pensavo adesso di fare questa mossa. Questa mossa, lui fa il taglio, io estendo o faccio il bambù. Faccio il bambù, faccio il bambù. I like it very much. Ora metterò in pericolo queste due pietre. E mettere in pericolo queste due pietre potrebbe essere la svolta decisiva che. What? Ok, uccidi tutto. Sì, beh, sarà fatto. Ci proverò. Il vero nome di Sofia è Palpatine, in realtà. Ah, per il lato oscuro e la voglia di uccidere e di controllare il lato oscuro della forza. Sofia è il lato oscuro. Non lo so, non lo so. Non lo so, questa sequenza. Ora, secondo le mie indiscrezioni e le spie, lui dovrebbe fare giocare il taglio. Perché il taglio, insomma, chi è che non gioca il taglio? Staglio. E quindi lui gioca il taglio, io faccio il bambù, che è questa connessione che vedete che qualsiasi mossa faccia nero, bianco può comunque connettersi. Bambù è una bella cosa. Dopodiché, lui è un po' nel prima si taglia e poi si pensa. Infatti, è uno degli altri detti che girano nel Go, nei sottoborghi del Go. Prima si taglia e poi si pensa. Perché il taglio, bene o male, fa sempre qualcosa. Può curare il Covid, può
Non lo so, sparo cazzate, ragazzi, sparo cazzate io. Comunque, siamo noi. Siamo noi. Quel gruppo di nero mi sembra abbastanza al capolinea. Questo gruppo di nero, sto parlando questo. Ora lui potrebbe fare una cosa molto OP, overpower, e sfruttare questo di pietre che saranno il fulcro delle prossime mosse per crearsi un muro e chiudersi questi punti. La vera domanda è: saranno necessari questi punti? Anzi, basteranno questi punti? Bisognerebbe contare. E secondo voi io so contare? Oh my god, questo è la bastonata al porco. Alias Henry. Ciao Henry. Ok. Bisogna saper contare. Noi sappiamo contare? 1, 2, 3. Non credo di saper contare. Questa mossa non l'avevo considerata. Perché il nostro amico Paolo non taglia prima di pensare. Però a noi ci dà poco fastidio questo in realtà. Ah, aspetta, perché così si è anche parato questo taglio. No, non proprio. Questa papaf non si è parato il taglio, ok? Quindi è ancora una situazione aperta quella. È ancora una situazione aperta. Io penso che connetterò. Perché la connessione è la via di tutto. La connessione, mio caro Paolo, quella non funziona ancora. Adesso ti faccio vedere come fanno a funzionare. Ok, funziona. Sono scemo io. Hai ragione, mi sembra una convenevole per il suddetto nero. C'è stato un mega cambio e ora queste pietre sono tutte morte. Wow, sono proprio forte. Via ragazzi, vedete non pensare e fare lo scemo? Non porta mai a nulla di buono. Siamo tornati al punto di partenza. Allora, ci sono un po' di mosse. Mamma mia, sto diventando sempre più un casino. Sapevo che con Paolo finiscono sempre così le partite. Mannaggia lui. No, gli voglio bene in realtà, gli voglio bene. Gli voglio bene. Gli voglio bene. È un simpatico esponente del consiglio del Go italiano. Mamma mia. Cosa abbiamo qui? Perché non stai suonando? Suona per me. Oh, grande YouTube, suona per me. Oddio, che è successo? Ah, lo sapevo che avresti fatto questa. Ti conosco. Ok. Questo, in altre parole, si dice: ok, sono morte, ma finché una pietra non è tolta dal Goban, può funzionare. Infatti, queste pietre ora sono catturate, ma ora dovrà giocare questa. Se non gioca questa, infatti, lui corre brutti rischi. Ok. Fermo restando che siamo arrivati a questo punto, direi che è tempo di. Bisogna fare qualcosa qui, ragazzi. Bisogna fare qualcosa.
un giocatore forte potrebbe dire: aspetta, aspetta. Cose. Ho visto qualcosa io. Sì, ragazzi, il Go crea allucinazioni. Questo è uno dei sani principi che guidano questo gioco. Soprattutto sani. Ho visto qualcosa. Come disse, basterà vedere cose? Ai 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 ai, ho visto qualcosa. Sono in momenti come questi che mi vengono in mente le canzoni di Jam Boy, sapete, quindi sono proprio una brutta persona. Ok, lui ha 1, 2, 3, 4 libertà. Io avrei un occhio con un po' di libertà fuori. Non l'ha vista. Quella mossa, quell'ane, rendeva assente questa mossa. E questa mossa rende assente, anzi, rende questa una cattura. E se questa è una cattura, queste pietre non sono morte. E se queste pietre non sono morte, ci sarà una gara. Una gara a chi ha più libertà. Altrimenti può decidere di dire: va bene, dai, mi accontento di queste pietre, io gli catturo queste pietre e game on. Non si accontenta, allora sarà una gara per le libertà. In questi casi, cari amici, contare, però contare, il pathos, perché contare? Rendiamo la cosa un po' più affascinante e andiamo a core. Perché non di solo core vivrà l'uomo. Ok. Questa è stata. Sembrava una deduzione alla Detective Conan. Chissà come finirà tutto. Hai ragione, mio caro Davide. Questa sarà un interessante evolversi della situazione. Comunque, tutto sommato, alti e bassi, a parte M18 che me la segnerò, faccio tipo una cicatrice qua, mi scrivo con il coltello, mi scrivo il sangue M18 è la mossa sbagliata. Ah, fastidio. Tutta questa partita sarebbe stata molto più tranquilla e spensierata. E invece no, ci piace il sangue, ci piace il rumore dei tamburi della guerra che rintoccano. Gondor risponderà alla chiamata. Tra l'altro, interessante. Dov'era Condor, padrone Aragorn? Dov'era Condor quando Rohan aveva bisogno di aiuto? Sto iniziando a sentire le voci in testa che mi chiamano. Oddio. Sì, ragazzi, questa è un giocatore di Go che impazzisce quando gioca appunto a Go. Ok, quante libertà abbiamo? Ha senso andare avanti a giocare? Mangio, poi lui fa così, io rimangio, poi fa così. Io mangio, ho due libertà. Però anche lui ne ha due. Abbiamo provato. Non avevo letto tutto. Ragazzi, leggere tutto è la chiave di questo gioco. Se non leggi tutto, cioè, mica è bordello. Tristezza la vita.
Diciamo anche questa qui che mi fa bambù. Vediamo sui fine gioco. Ok, lui vuole salvarsi le pietre. Ce la farà a salvarsi le pietre? Ho i miei dubbi. Potrebbe fare mosse interessanti qui, a dire il vero. Oddio. Adesso mi taglia, per forza mi taglia. E allora io connetto. Connettendo. Puff puff. Connetto. Io connetto. Ah, tu vuoi fare questa cosa? Questa è una dichiarazione di guerra. Però noi facciamo così. Non mi interessa tanto difendermi l'angolo. Sono vivo. Ok. Sono scemo! Sono scemo! Questo è. No, aspetta, attenzione. Non è così. Non può spingere lì. Ok. Mi sto agitando, ragazzi. Mi sto agitando. Il fine gioco non è il mio forte. Non so se si notava la cosa. Ok. Può spingere lì? Ok, che fatica la vita. Poi vado in giro a dire che mi piace il Go. Il Go è solo sofferenza. Mamma mia, c'è solo sofferenza. Calma, quanto ci manca? Ci mancano 11 minuti. E poi partono i Biojobi. Allora, la situazione è molto semplice, ragazzi. Se mi mettessi a contare, saprei quanto se sono in vantaggio e quanto sono in vantaggio. Ma conterò dopo. Funziona? Mi pare di sì. Ok, penso che ufficialmente siamo entrati a fine gioco. A giudicare da una prima occhiata, e considerando che abbiamo bene o male gli stessi prigionieri, potrei affermare con non eccessiva sicurezza, a occhio, forse, di essere avanti. Ma è veramente così? Non ne ho idea. Eccola qui. La nostra amica mossa, il nostro biglietto per l'inferno. To get to the highway. Highway to hell. Eccolo lì.
Possiamo salvarlo così? Possiamo salvarlo così? Sì, lo possiamo, però io posso fare questo. Facendo questa dovremmo essere a cavallo, forse. E comunque sente questa. Non puoi non rispondere a questa, dai. Non scherziamo. Birichino. Ok, ha risposto. Un po' difensivo, ma ha risposto. Questa potrebbe essere una bella mossa che comunque mi salva queste pietre, ma allo stesso tempo prendo. Vale 4 4 points. Però avevo visto prima questa mossa. Questa mi piace. Questa mi piace perché faccio cosine, cose un po' porcelline, insomma. Senti, senti come pompa, che è questo? Naruto? Naruto. Ok. E allora, così, non ci abbiamo più di questi problemi. Quanto vale chiudere questa?
Non mi serve rispondere. Vediamo questa. Era Senti, poi abbiamo questa che è Gote. Ecco, qui noi ci guadagniamo qua, questa dopo gli permette di fare qui qua, scia, oh, scia. Mi piace, questa non vale solo quei 4 punti. Qui abbiamo questa che vale forse 3 4, in realtà vale un po' di più perché ci sono alcune cose qua che devo dar fastidio e rischiamo di prenderla di nuovo in the shush, e quindi forse è meglio possiamo fare questa. Può morire? Può morire? Può morire? Può morire? Quante volte l'ho detto? Un po' troppo. Può morire, secondo me può morire. Ci proviamo, ragazzi, ci proviamo. È fine partita, qua saremo avanti, saremo indietro, chi lo sa, chi può dirlo. Solo il fato ci condurrà alla verità di questa partita. Ok. Ah no, così non posso. Ok. Secondo me potrebbe morire se non fa una determinata mossa. Potrebbe morire. O finisce in co? No. Ok, perfetto. È però. Il nostro Paolo non ci delude. Ok. E fin qua noi ci siamo. Cosa manca qui? Cosa manca in questa cumulo di macerie e di morti? Questa, avevamo detto. O c'è questa? Quale delle due? Questa però è assente. Questa è assente. Ce ne giochiamo. Quale delle due? Questa forse. Come il sentore, perché lui potrebbe giocare qua, io scendo giù e quindi non può giocare qua. Se lui gioca qua faccio questa, paf, siamo a posto. Questa mi piace di più. Ok, ha fatto il salto della scimmia. Il salto della scimmia non ci fa paura. Non penso che fossero punti che dovevamo arraffare. Questa mi sembra buona. Questa mi sembra buona. No, questa non era buona. Tanto qua non fa punti. Che cavolo, non gli toglie niente qua. Ok, cosa può fare lui? C'ha questa che è interessante. Qui avrei potuto prendere dei punti, potrebbe togliermi questa cattura. Questa è più utile fare questa. Qui ce n'è una che posso fargli fare. Vuole uccidermi, lui vuole uccidermi per forza questa. Questa mi sembra che sia sente, perché come dice il nostro amico Luciano, non sapendo né leggere né scrivere, quello mi sembra un Atari. Questa mi piacerebbe, ma questa mi dà forse qualche punticino in più. Questa mi dà 2 punti, questa mi dà un po' di punti in più. Questa mi piace. Siamo alle battute finali, ragazzi. Ancora un paio di mosse, c'è ancora un po' da dire di questa partita, ma sono tutte mosse piccole di fine gioco, quindi oramai è tempo di lanciare le somme, proprio scagliarle di cattiveria senza
era un sente, ovviamente sente. Questa non mi sembra funzioni. Però gli do credito e gli dico sì, c'è ragione, può funzionare. Gli ho concesso un'altra mossa che è sentina, non è sento, non è sentina. Onesta. Perché noi come bianco abbiamo questa parte qua in alto, questa parte qua sotto e un paio di punticini qua. Lui c'ha questo angolo qua, con questa parte qua che è bella grossa, questa parte qua, però qui c'è ancora qualcosa da dire, quindi esatto, vediamo il nostro eroe cosa. Ok, qui è tempo di. Guardiamoci la pellaccia. Così. Aspetta, puff, puff, puff. Puff, puff, puff. Ehi là. Ehi là. Ma cosa ci racconti? Questa partita che non aveva più niente da raccontare, ancora qualcosa da raccontare. Ok. Eh già, queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pietre. Arcon! E vediamo se. Ok. E con questo mi sa che la partita è definitivamente vinta. Non ci avrei mai creduto. Quell'M18 ha fatto veramente male e mi ha tolto il poco morale che avevo. E invece. È stata una pazza partita. Una pazza partita. Sì. Ci sono queste due pietre da salvare adesso. In realtà potevo rispondere. Ok. Qua una mossa interessante che. Oddio, non abbiamo condiviso. Non abbiamo messo il link. Mamma mia, questo errore. Errore da principianti. Dovevo mettere il link sul gruppo Telegram dell'NGL e non l'abbiamo fatto. O l'abbiamo fatto, forse l'ha fatto Paolo. Dimmi che l'ha fatto Paolo, sarebbe un grande. E questa
Non l'abbiamo neanche messo. Non l'abbiamo più messo. No. Peccato. Un chiaro errore da parte mia, che un veterano come me questi errori proprio non dovrebbe farli. Eccola lì. Eccola lì. E con questa direi che di mosse utili non ne vedo più. Per quelli che sono poco avvezzi al gioco del Go, ora potreste notare, un po' difficile ma si può intravedere, i territori circondati da me e dal mio avversario. Bianco ha tutta questa parte qua, poi queste pietre qua al centro, e qua sotto c'è tutta questa parte qui e questo lato qua. Mentre nero ha questo angolo con questa parte qui e questo angolo qui. Tutte le mosse che ci dividono tra me e il mio avversario, ad esempio questa, sono chiamati da me. Il da me è una mossa neutrale che non dà né toglie punti. Alle volte può essere che giocare un da me costringa l'avversario a giocare nel suo territorio. In quel caso il da me tecnicamente toglie punti all'avversario. Però lì sul momento il da me non è di nessuno. Occhio, un errore che fanno. Era secchi quello! Mamma mia, questo è stato un errore. Un errore da. Vero, vero. Ottima osservazione, Jolly. Ma. Sì, tecnicamente è giusto, perché nel conteggio cinese invece si contano le. Lo so, l'ho visto dopo, sono scemo. Vabbè, dai, insomma. Adesso magari per colpa di quel Seki non vinco più, e allora sarebbe veramente da spararsi nei. Però, nel conteggio cinese si contano le pietre in gioco e non vengono considerati prigionieri. Di conseguenza, non il giocare i da me porta vantaggio, perché aggiunge una pietra sul Goban. Nel conteggio giapponese invece i da me vengono considerati come punti neutrali, e anche se non si vengono giocati è inutile. Quello che mi sono perso qua è stato un fuff, maledetto Seki, Pass. ovvero una situazione in cui nessuno è vivo. Io non l'avevo neanche guardata perché stavo parlando, e quindi sono proprio scemo e me ne vado a cercare. Game, remove the dead stones. Ora. Ok, no, questa è morta. Ok, direi che sono comunque avanti. Quel Seki lì sarebbe stato simpatico, perché era proprio, dire, grazie per la partita. Sarebbe stato proprio la pietra che avrebbe fatto traboccare il vaso. La famosa pietra che fa traboccare il vaso. Cosa non ne hai raccontato qui? Ah, You have won. scusi. Yeah! Andando a rivedere. Adesso vi faccio vedere cosa intendo con il Seki, per quelli che non conoscono il Seki. Qui, dopo questi scambi, questa mossa, qui nero ha, questo gruppo ha tre libertà. Se io avessi giocato questa, ora vedete che nero ha due libertà e bianco ha due libertà, e queste due libertà sono in comune. Quindi se giocasse nero, bianco va pure. Se per malaugurato caso ci gioca bianco, nero fattura. Qui, dato che si parlava di punteggi, nel caso del conteggio giapponese, in questo caso sarebbe di nessuno.
Nel senso, queste pietre e queste pietre sono considerate vive, questi due punti sono in comune, e di conseguenza tutta questa parte qua non sarebbe punti di nessuno. Nel caso di quella cinese, invece, non so bene come vengano contati i secchi, però sì, se conti le pietre in gioco, dovresti contare le pietre. Quindi, nel caso cinese, questo secchi vale un po' più per nero che per bianco. Però, vabbè. Però non toglie che se avessi giocato questa mossa, queste pietre non sarebbero morte e avrei fatto più punti. Ma vabbè, insomma, questa è una situazione un po' così. Andiamo a vedere, secondo l'IA di OGS, le cose che hanno spostato questa partita. Abbiamo fino a qua tutto ok. Fino a qua tutto ok. Questa. Ok, ah, qua voleva che mangiassi. Ci avevo pensato a mangiare, ma non gli piace. Non gli piace perché questa è la pietra nera, come abbiamo visto, poi ha dell'age che potrebbe dare fastidio. Ok, qui voleva che facessi questa qua, che l'avevo valutata la situazione, però che ne andava a crearsi. Non volevo renderla un po' più. E questi sono i motivi per cui la partita è stata un po'. Ok, qua è, secondo il nostro amico computer, è palesemente vinta per nero. Ma il nostro palese amico computer non sa che qui io avrei voluto e dovuto giocare questa. Giocando questa, la situazione, almeno questo gruppo è ancora unito, questa pietra è da sola. Qui sarebbe stato una situazione un po' più. Cioè, era entrambi i gruppi, anzi anche questo era un gruppo che doveva trovare il modo di salvarsi, quindi era una cosa interessante, una corsa. E invece no, ho giocato M18. M18 dice: ah, ci hai provato, ora muori. E così è. Però per fortuna abbiamo salvato qualcosa. Qui, secondo me, se lui stava più stretto, secondo me anche così. Forse questa. Non è che, come vi ho fatto vedere poi durante la partita, sarebbe stato meglio bastonare, tenere lì la pressione. Invece questa mi ha dato troppo spazio. E infatti, questa è stata un errore di lettura brutale che forse se mi inventavo qualcosa. No, questa non poteva mai succedere in nessuna in vita, però. Comunque non credo che dovevo inventarmi qualcosa, ma quella pietra dovevo dire è morta, pace. Andiamocene di lì. Quindi abbiamo provato a inventarci qualcosa. Ok, vabbè, qui dopo c'è stato quel che c'è stato. Ecco qua, secondo me, proprio l'approccio alla pietra non mi è piaciuto. Se andavo più basso, provavo a fare anche una base qua. Ci sono un po' di giosechi che ti permettono di fare cose così, supponendo che avessi risposto allo stesso modo. Cioè, questa cosa, poi io qua pensavo avrei fatto questa. Ok, in questa situazione nero si è preso l'angolo, bianco ha un possibile moio che però è facilmente riducibile. E boh, mi dà. Da nero avrei preferito giocarla così, a essere sincero. La giocata con l'approccio alto di bianco, anche perché di approcci alti sull'Oshi ne ho visti gran. Cioè ne conosco gran pochi, ma non mi diceva niente. Qui poi, appunto, come ho detto durante la partita, secondo me lui era in vantaggio. Chiaro che era in vantaggio. Quindi, di solito nel Go, quando sei in vantaggio, vai a fare, cioè, tipo, così. Vai a fare cose solide che non ti creano problemi. Ok, queste tre pietre sono in difficoltà, ma hanno una bella apertura verso il centro. Se bianco prova a separare,
continui, esci in qualche modo, ti vai ad attaccare. Quindi questa sua voglia di starmi vicino perché dici è inverno, stiamo vicini che c'ho freddo, apprezzo il gesto, ma un po' meno l'esecuzione. Questo, ok. Qui è successo quel che è successo. A dire la verità, qui io la vedevo molto brutta per me. Secondo me, se qui lui avesse fatto questa, io ero veramente messo male. Cosa avrei potuto fare? No, no, qua ho tutti i buoni motivi per pensare di essere morto. Quindi anche qua secondo me questo magari si può vedere come un trick che ho teso al mio avversario. Lui ha voluto fare questa e con questa invece sono molto più tranquillo perché quella pietra la posso sacrificare o anche creare questo improbabile co che è stato penso la chiave di tutto. Infatti anche Lia la pensa allo stesso modo. Da qua mi dice ancora che è in vantaggio nero, ha ancora un po' di possibilità bianco, ma è in vantaggio nero. Qui nero potrebbe giocare questa. Succedono cose, magari bianco esce anche. Non so. Ma con questa bianco ha detto sto al gioco di. Sì, questa nero ha detto sto al gioco di bianco. Forse. Vero, ma c'era ancora tanto spazio là sotto, quindi approcciare alto non. Oh, fermo restando che non conosco Joseki, quindi non saprei come muovermi, ma lo stesso non l'apprezzo granché quella giocata, devo dire, perché appunto, ok, hai influenza verso il centro, ma ancora un po' aperta e non sono così soddisfatto, ecco. Questo l'avevo visto. Ora, quello che vi dicevo, secondo me, se lui avesse fatto una cosa del genere, io devo andare dietro a chiudermi, lui va dietro a chiudersi. Siamo tutti contenti. Nero è vivo, bianco è vivo. E si va avanti con la partita. E invece no, il nostro amico Paolo non la pensava allo stesso modo. Questa è stata una bella idea, devo dire. Dovevo scegliere. E pensavo di essere comunque tranquillo per quello che io ho mangiato, perché pensavo che funzionasse la cosa. E tecnicamente funzionava, ero comunque connesso, è che poi ho perso il momentum e qui ho iniziato a. È già finita, mio caro amico Harry. Questa penso sia stata l'ultima situazione critica. Poi io, a essere onesto, pensavo, qui non può funzionare perché lui risponde qua e io taglio. Invece no, giustamente. Lui fa così e si fa così. Qui. Bisogna capire un po' con le libertà come siamo messi. Abbiamo detto che lui ne ha 4, io ne ho 5. Quindi. No, questa no. Oh, qualcosa poteva succedere. Combattimento qua fuori. Non lo so. Lui ha deciso invece di tagliarmi per andare sul sicuro. E io questa pescata veramente incredibile. Che alle volte leggere sarebbe meglio che andare
andare avanti d'istinto, ma va buono. Ok, qua non avevo troppi problemi. In realtà questo salto della scimmia non l'avevo visto subito, però mi sembrava troppo strano che questo angolo fosse così messo male. E quindi, per fortuna l'ho pescato, se no finiva veramente male. Magari anche se non ci fosse stata questa pietra a appoggiarmi sul salto della scimmia. No, così forse sono morto. Tre contro quattro. Era una situazione abbastanza. Come vi ho detto prima, l'equilibrio nel Go, e qui se ti esponi troppo rischi. Quindi qua si vede perfettamente. Questa pensavo fosse un errore, per fortuna non è stato un errore, perché questa mossa lui non può farla. Lo metto subito in Atari. Però è stato un errore di lettura, non errore, per fortuna. E finiamo in fretta, che non vorrei farlo durare 2 ore questo stream. Ok. Situazione così un po' avanti. Qui sono stato abbastanza scemo. Se leggi e capisci che non funziona, non la fai, ma non ho letto, e quindi giustamente succede questo. Tristezza. Cose che succedono, e alla fine va bene, dai, direi che può bastare. È stata una bella partita, grazie Paolo. È stata veramente piacevole e ci vediamo prossimamente, magari in competizione, magari dal vivo, si spera, con questo Covid che forse finirà e forse si potrà tornare a fare i bei tornei in cui senti i cervelli fondersi e basta. E niente, spero vi siate divertiti. È stata una bella partita del NGL e ci vediamo prossimamente. Di sicuro nelle prossime partite di NGL streamerò comunque, anche se mi costa un po' a livello di prestazione, sono comunque sereno, che tanto non si punta tanto in alto l'NGL, non posso fare queste grandi performance. Detto questo, ragazzi miei, è stato un piacere. Statemi bene. Alla prossima.